Ciao ragazzi e ben ritrovati su Nioh. Oggi avevo pensato di proporvi questa missione secondaria, la prima disponibile, quindi la prima che possiamo svolgere, che credo sia perfetta per far capire a chi conosce poco il gioco, o meglio a chi non lo conosce affatto, un po' come funzioni. È catalogata come livello 10, io sono sempre di livello 1, ma comunque l'ho fatta ieri e nulla di così particolarmente difficile. Come ripeto, credo sia proprio perfetta per il nostro scopo. Ok? Credevo che i banditi e soldati da quei mercanti stranieri fossero stati sconfitti, ma evidentemente mi sbagliavo. Alcuni sono ancora a piede libero e terrorizzano gli abitanti dei villaggi. William, sei abile a uccidere demoni, metteresti a frutto il tuo talento anche contro i tuoi simili? Certo che lo mettiamo a frutto. Coloro che sono rimasti non sono altro che una variegata marmaglia. Abbatti il loro capo e il resto di loro perderà la voglia di combattere. Inizia missione. Kuroshima è una piccola isola al largo della costa di Uzuki, nella provincia di Kyushu Bungo. Con il litorale che cede rapidamente il passo a scogliere montagne, non vi è molta terra a disposizione. Aggrappato a uno dei suoi margini si trova un minuscolo villaggio di pescatori, i cui abitanti sono impegnati a razionare gli appezzamenti strappati alle colline per mantenere un'agricoltura di sussistenza. Diciamo un po' come avviene da noi in Liguria, con le coltivazioni a terrazzo, da sempre, da secoli e secoli. Le loro esistenze frugali si contrappongono a quella dell'anziano del villaggio, il cui sontuoso palazzo si erge sulla cima del picco più alto dell'isola, bizzarramente sovradimensionato rispetto all'isola sulla quale si affaccia. Insomma, l'anziano fa lo sborone, in poche parole. Con la sua isola, con la sua collina, con la sua villetta. Dunque, ragazzi, abbiamo due armi per gli scontri ravvicinati. Al momento sono katana e kusarigama, ma nulla mi impedirebbe di usare anche ascia, lancia o doppia katana, e due armi per gli scontri alla distanza, arco e fucile. Quelli che vedete in basso a sinistra sono gli oggetti da usare ripidamente, sarebbero l'elisir per curarsi, e ho messo le pietre, anche se servono a poco. Allora, sono lì. Ci troviamo nello stesso identico luogo dove si è svolta la quest principale, la prima quest principale, là nel veliero, e dove abbiamo sconfitto Oryoki. Bellissimo tramonto nel frattempo. E niente, stavolta invece il nostro obiettivo è da questa parte, praticamente dove iniziava la prima quest principale. Cercheremo di vedere tutto come mia abitudine. Iniziamo da quel nemico. Allora, abbiamo tre tipi di impugnatura diversa. R1X, perfetto per le schivate, molto veloce. R1 quadrato, impugnatura intermedia, diciamo che può andare bene un po' per tutte le situazioni. R1 triangolo, impugnatura perfetta per quando si deve picchiare, ma molto più lenta. Ad esempio, per avvicinarsi al nemico, con questa impugnatura ci si arriva effettuando una caprella dopo l'altra, con le altre invece ci si arriva in questo modo. Quindi, come vedete, la differenza c'è, ed è pure parecchia. Allora, facciamo questo. C'è la guardia che io uso molto molto poco, comunque la vediamo, per parare. Se mi colpisce mi farebbe un favore, ecco. Dicevo, iniziamo da qua. C'è un nemico nascosto qua dietro. Ecco. Avete notato? È comparso quel simbolino che ora sta svanendo. Ok. Quello stava a significare che l'attacco successivo avrebbe avuto più effetto, sarebbe stato più potente. Come ho fatto a farla apparire? Ve lo spiego dopo con un nemico. Comunque, praticamente quando si colpisce, la barra della stamina, che qua viene chiamata Ki, ovviamente tende a diminuire. Quando è in fase di ricarica, premendo R1 al momento esatto, possiamo riempirla totalmente e ci compare appunto quel simbolino che vi ho fatto, che avete appena visto. Insomma. No, usiamo l'arco. No, non ho frecce, quindi usiamo... usiamo il fucile, almeno vediamo tutto.
Aspettiamo che questo sfreccia. Il gameplay è vario, interessante, profondo e divertentissimo, direi. Che se vogliamo, è sempre la cosa più importante. Per quanto per me giocare sia una cosa serissima, lo è sempre stata, lo era da ragazzino, pensate un po' se non lo è adesso. Però comunque, il divertimento dovrebbe essere sempre la base. Vediamo un po' se... Sì, ora abbiamo qualche... No, ancora non abbiamo... Non abbiamo frecce. Quindi vediamo di usare il fucile su quello là. Ecco, quello era un frecciarolo, almeno l'abbiamo eliminato e non ci rompe. E ora torniamo indietro. E proseguiamo qua. Se dovessi morire o... ripregare semplicemente a santuario, tutti i nemici verrebbero rigenerati, ok? C'è visto qualcuno? Ho sentito più che altro. Eccolo. Avete visto ancora il simbolino? Molto importante, eh? Si chiama Ritmo Key, quello. Andiamo su. Facciamo, sì, facciamo così. Metà livello con la katana e metà livello con l'altra. La Kusarigama. Vai. Ciao, ne. Buttiamo giù questa. E... non mi sembra che ci sia nulla sui tetti. Qua non c'era un nemico? Mi ricordo male? Non lo so, vabbè. Mi ricordo male. Qua non c'è nulla. Quando vedete un gruppo di due o più nemici, soprattutto se sono fermi, una freccia, una bella fucilata a uno dei due è perfetta. Niente, ancora non ho frecce. Vabbè. Sempre meglio combattere un nemico alla volta, anche se non sono particolarmente difficili. Regola fondamentale, direi. Hai ricevuto il titolo spadaccino adepto. Vediamo anche i titoli. E sono questi. Ce ne sono una vagonata di due tipi. Agio o agio, non so quale sia la pronuncia esatta. O, anzi, e ungio o unghio.
Abbiamo preso questo. Sconfiggi 100 umani con la spada. Titoli che potremmo dire si ricevono giocando in vari modi, in più modi possibile, con varie armi, uccidendo vari nemici, insomma variando molto il gioco. Ogni volta che riceviamo un titolo la nostra reputazione cresce, e quando cresce possiamo poi tramite i punti prestigio aumentare tot caratteristiche. Ora ad esempio vado ad aumentare la salute, ne avrei altri 6 qua e altri 7 qua, dopo quelli li farò con comodo da solo. Dunque manca una vietta qua, andiamo a vederla, una vietta dove c'è un demone, almeno vi faccio vedere un'altra cosa. Vedete quel cerchio in alto a sinistra che ora sta lampeggiando? Visto che lampeggia vuol dire che possiamo usare l'arma vivente premendo triangolo e cerchio contemporaneamente. Saremo più potenti per un tot periodo. È morto col fuoco praticamente. Interessante, no? Qua non c'era nulla oltre il demone. Possiamo proseguire. Ora che probabilmente dovevo schivare, ho cambiato impugnatura, ho messo quella bassa. Manca di apprendere quell'oggetto e poi la parte qua verso il mare è fatta. Arco, caiaca, amuleto acqua. Oh, finalmente 3 frecce. Allora, vogliamo iniziare a usare questa? Eccola. Che io amo molto, mi piace da matti. Qui praticamente, ragazzi, come vedete, combatti il re di vivo, viene indicato il livello, quindi se clicco con cerchio mi arriva questo nemico di livello 17, qua livello 13, qua livello 15, mi sembra che sia così, perché no, in realtà non ho capito bene se il livello 15 è il nome del ragazzo che è morto, in questo caso Ting Beats, o anche il nemico sia di livello 15. Comunque, per ora non ci interessa. C'è qualcosa.
la cote che non ho mai usato. Maledetto! Voleva incularci, eh? Avete visto? Faceva l'imboscatello. E invece no. Ho perso, ho preso tutto? Sì. C'è un oggetto lì sopra, poi lo prendiamo. E un nemico qui. Munizioni per il fucile, ottimo. Qua non c'è nulla. Lì dove avevamo trovato il Kodama. Ah, ve l'ho fatto giusto a vedere anche nel video. Nel video relativo. La mossa che avete appena visto si può fare solo quando si è in guardia, quindi si preme R1 e poi triangolo, triangolo, triangolo. Molto scenografica, tra l'altro. Stavolta una freccia gliela diamo, eh. Doppia katana. Conviene farlo attaccare. Come si è visto. Cestone. Jumonji Yari, quindi una bella lancia. Attacca brighe. Stivali, se non ho visto male. E pennello consacrato. Anche rompere vasi o comunque distruggere queste cosette non è da sottovalutare, perché c'è un titolo anche per questo. Uno o più titoli. Sembra che sia per i vasi.
maledetto. Allora, familiarità massima. Ora vi spiego un po' cos'è la familiarità, eh. Facciamo questo. Allora, diamoci qui. Familiarità massima per cucire la miccia. Come vedete, 750 su 750. La familiarità praticamente è questa caratteristica che aumenta usando le armi. Semplicemente usandole. Anzi, a dir la verità, aumenta anche quando le armi non vengono usate. L'importante è che siano equipaggiate. Una volta che arriva al massimo, si potenziano. Aumenta l'attacco, insomma, aumentano le proprie, le caratteristiche dell'arma. Poi ci sarà anche altro da dire riguardo alla familiarità, ma ne parleremo un'altra volta, per non fare confusione. Questa è proprio, diciamo, anzi, la chiamerò così, una bella guida per neofiti. Ecco, penso sia il titolo adatto, quindi non facciamo confusione. Comunque, diciamo che la familiarità è importante. Quello sicuro. Ce n'era un altro? No. Sembra di sì, però. E ovviamente, ragazzi, se avete domande, qualsiasi domanda, commentate pure, poi sapete che io rispondo sempre volentieri, no? Non c'è neanche bisogno ormai che lo dica. Questo è l'attacco in picchiata, attacco dall'alto di Soulsiana Memoria, nei Souls c'è sempre stato. Ora c'è uno stronzetto là dentro. Il sistema di loot invece non è molto solsiano. Direi che è più accostabile a Diablo. Chi l'ha giocato, penso che mi darà ragione. Visto che ci sono veramente tanti, tanti oggetti, armi, equipaggiamento, o quel che volete, molto simili tra loro. Poi ovviamente cambiano danni, caratteristiche, ma diciamo i nomi sono quelli. Ecco, per fare il coglione. Praticamente, poi mi sembra che ve l'avevo anche detto, non lo so. Comunque ho fatto l'attacco caricato, ma lui era acquattato e quindi non funziona. Attacco caricato, insomma, che tiravo a me il nemico. E infatti non ha funzionato e sono rimasto scoperto. E giustamente sono stato punito. Ecco, ora basta però, eh. Riprendiamo la concentrazione, via. Qua non si può andare. E da lì praticamente iniziava la prima missione principale. Ci siamo, eh? Ultimi due nemici. Un altro bel titolo. Per questo forse è più indicata la katana. Ah.
Sono stato quasi contento di aver preso... sì, di aver preso danno, diciamo. Per farvi capire che comunque basta un attimo per morire. Un altro colpo e ero morto. Ragazzi, abbiamo fatto. Ah, vi faccio vedere che ero di livello 1. Ecco qua. Questo sta più che altro a dimostrare che la missione è veramente fattibilissima, anche ad un livello molto più basso. Andiamo. Lascerai le missioni e tornerai al punto di partenza. Vuoi procedere? Per forza. Non c'è più niente da fare. Lavoro prodigioso, proprio come mi aspettavo. I paesani sono felicissimi. Di recente hanno avuto a che fare con una lunga serie di sventure. Speriamo che questa fosse l'ultima. Cosa ci ha dato? Ah, queste sono ricompense minori, eh? Perché io l'avevo già fatta. Quando la fate per la prima volta, le ricompense sono migliori di queste. Corda di cuoio buona, lingotto buono e ferro spirituale. Serviranno, immagino, per la forgia. Ok ragazzi, spero che il video possa esservi piaciuto e spero anche che la missione possa essere servita a qualcuno per capirci qualcosa in più. Ok? Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio da Umbi. Bye bye.